Rieccoci per la seconda parte del video, seconda parte, per il secondo video fatto con l'audio brutto, perché non trovo il microfono, mi sa che l'ho perso, ma spero di averlo dimenticato a casa. La settimana scorsa avete visto quello, il video che riguarda la base NATO, la ex base NATO. Oggi invece, oggi, adesso, invece facciamo un'altra cosa. Adesso vi spiego sta roba. Questa qui è una stampa presa da Arcanum Map, dove c'è la mappatura militare di tutta Italia, di tutta Europa del XIX secolo. Allora, confrontando questa mappa con le cartine moderne, cosa non, che non è stata facile perché è abbastanza imprecisa, ho visto che questo qui è il nostro dosso di tallo, dove c'è la base. Questa qui non è la strada, è la valle. Adesso c'è la strada, prima non c'era, e questo qui è un vecchio sentiero militare che passa lungo quel, sotto quel versante laggiù e dovrebbe iniziare qui. Quindi adesso prendiamo il metal, ci buttiamo giù per questa valle. Si deve tener conto che questa qua ha subito delle modifiche quando hanno costruito la base e la strada, perché quella strada qua è stata costruita, mi sembra, nel 1910. Per andare in Val Camonica, prima non c'era, quindi qualcosa sicuramente è andato coperto, ma il punto rispetto al dosso del gallo è circa questo, seguendo la forma della valle. Quindi proviamo a scendere da qua, vediamo se troviamo qualche traccia di qualche sentiero, poi cominciamo a seguirlo. Vi chiedo ancora scusa per l'audio, però purtroppo sarà fastidio anche per me montarla sta roba. Penso che farò così, scenderò dritto di qua e poi passerò di là. Qui sono anche dei laghetti, guardate che bello. Allora, il punto di inizio è molto approssimativo, eh. Cioè è circa qui, potrebbe essere quella curva lì. Fatto sta che fa il giro così, però rispetto anche alla posizione dei laghetti che già erano segnato su quella cartina, questo è il punto più probabile. Basterebbe una monetina, un bossolino, qualcosa di carino. Se riusciamo a imbroccare bene l'area dove c'era la strada, qualcosa secondo me troviamo. Che cazzo è? È un sigillo. È un sigillo di piombo. Oh. Guardate quante pietre luccicanti, deve essere. Penso che sia moscovite questa qua. Ma non ne sono sicuro. Allora, prima roba, un sigillo. Forse questa è la strada. Facciamo parvenza di strada. Devo dire, non mi stupirei a trovare niente. Lo dico. Ecco, magari bisogna vedere, magari quella strada lì è già stata sepolta, strasepolta da dei lavori fatti per costruire la strada più moderna. Un po' magari dalle frane nel corso degli anni. Qua chiudiamo, volete sapere cos'era? Questo è un piovo a scarpone. Vedete? Che può voler dire tutto e non vuol dire niente. Che sfacchinata. Mi va bene anche a trovare un euro, ma non sono una persona con grosse pretese. Questa comunque è una bella scarpinata. Su quel tratto qua non c'è niente che possa sembrare un vecchio sentiero, una vecchia mulattiera comunque. Che palle. Perché adesso è sempre tutto così complicato?
giustamente possono stare che magari non percorri più per un secolo e è normale che sparisce tutto. Non è facile comparare una cartina del 1820 con quelle odierne. C'è una differenza di scala, c'è una differenza di precisione. Andare dietro nel massimo. Ho sbagliato a parcheggiare. Ho dovuto lasciare la macchina dove era. Partire da qui in alto, non da laggiù. Anche perché quella collina dove adesso c'è la base aveva un'altra forma, quindi quella che ho visto io magari era più indietro. Però rispetto alla posizione dei due laghetti mi sembrava giusta. Oh, mi sa che l'idea non è stata tanto buona. Un bel pezzo di quarzo. Oh, niente, raga. Cosa? Carino. Era quello che sono. È un tubo per l'acqua questo. C'è una vecchia condotta qua. A caso non lo porto. Tiracelo qua, cuocelo solo, ragazzi, mi spiace. Ci vorrebbe un bel capriolo o un cervo che passa adesso. Chi l'avrebbe mai detto? Cioè, devo arrivare io a portarlo via sto fare. Beh, qui qualcuno c'è stato. Qui ho sentito un brutto rumore, mi sa che è latta. Oh, bossolone, 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 bossolone. Sorpresona, guardate, è a salve.
E c'è ancora dentro. Perché? Ho fatto 100 il tracciante qua. Allora, con calma. C'era questo qui, c'era quel pezzo qua di ferro, che mi sembra un chiodo. Sì, non c'entra niente. Sicuramente quell'affare qua ha a che fare con la base. Ma perché salve? È stranissima sta roba. Quel pezzettino qua lo passiamo ancora. Io dico che qua c'è un altro. Sembrava essere un fallimento sto giro qua invece. Che cavolo ho preso dentro? Ah, che delusione. Pensavo fosse un altro proiettile. Aia. Mi sa ancora di rifiuto questo. Qua dentro. Se qua dentro non sarebbe qualcosa di carino. Sempre più piccolo. Oh! Dove c'è dentro? Cosa con una linguetta? Infatti, linguetta di latino. Maledetta. Ah, va al diavolo, guardate cos'era. Collo di bottiglia, uso ancora l'anellino. Ai. Che cavolo è? Sono un braccialetto. Braccialetto di bassissima qualità, tra l'altro. Non credo che sia oro. Si schiaccia come niente tra le mani, non è roba. Vedete, qua c'è l'apertura del braccialetto. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Aspetta, cosa si solleva così? Ok, vedete? È un braccialettino. Vedete che non è oro, quella parte qua non è dorata, probabilmente era solo placcato. Vabbè. Poco male, però è la prima volta che trovo roba del genere. È stata una zona di passaggio questa qui. Un'altra linguetta, infatti. Ah. Porca troia. Sotto il sasso sono rifiuti. Ti scommetto quello che vuoi, che secondo me è un altro pezzo di latte di qualche genere. Infatti, guarda qua. Che moda del cazzo. Ma
Oh, monetina! Finalmente monetina! 100 lire! Guardate! 100 lire e 93! Oh! Finalmente! Oh! Turco cane. Quest'oggi non l'avevo ancora trovato. Che calibro gigante, figo. È una più grossa del normale. Ma questi qua sono rifiuti. Questi qua sotto sono rifiuti. Ci scommetto quello che volete. Infatti, questo è un anche qua è una cosina piccola, con poca terra. Caduto. No, qua. Eccolo qua. Guardate. È un altro pezzettino di chioma. Usci. C'è qualcosa nella polvere. Sono un'altra linguetta. Tiro un pezzo di chiodo. Oh, invece un'altra moneta, ah, che bello! Cavolo, non capisco. Ah, un centesimo! No, un 5 centesimi, attenzione! Madonna, che condizioni di merda. Non è neanche più spendibile questo. Io direi che per oggi abbiamo finito. È stato un bel giro, purtroppo vabbè, abbiamo sbagliato strada all'inizio, ma chi se ne frega. Dettagli. 2 ore e qualcosa per arrivare qua con la macchina. E gli ultimi tratti saranno stati bruttissimi. Adesso scendo dall'altro lato, che è un po' più lunga, ma è più agevole, soprattutto il distributore di benzina più vicino, visto che sono a un quarto di serbatoio. Sono messo paura di stare a secco. Vi saluto e vi ringrazio, Giovanni. Ci vediamo un'altra volta. Ciao.